la sua partita, se uno perde, non è una frase di circostanza, ma logico che può fare di più. Da facile, o che potevamo, no, che insomma, o che per forza di cose dovevi fare l'arrembaggio, perché in ogni caso è una squadra che la Cremonese, che secondo me ha dei valori, e dovevamo fare una partita equilibrata. Nel primo tempo, qualche situazione interessante abbiamo fatta, più che altro su palla inattiva, tipo sulle rimesse laterali, su qualche altra palla inattiva, però abbiamo cercato poco certe situazioni che invece avevamo provato, penso a un po' sui quinti, un po' su certi tipi di ripartenze, perché quelle volte che l'hai fatto, in ogni caso hai guadagnato campo con tanta facilità. Però è anche vero che trovi di fronte un avversario che era la prima volta che giocava con questo tecnico, e quindi certe cose le immagini, ma poi trovarle in campo a volte è diverso da quello che puoi immaginare, perché non li hai mai visti giocare. Però al di là di questo dobbiamo lavorare sul nostro miglioramento di tutte e due le fasi. A me non interessa chi manca e chi non c'è, perché alla fine si lavora e si prova tutti quanti, e per quella partita chi c'è sono i migliori che abbiamo. Quindi in ogni caso, lungi da me e dal gruppo trovare questo tipo di alibi. Noi abbiamo fatto una partita che sicuramente non era bella, però alla fine un pochino ce la siamo complicata, perché se finisce 0-0, no, non perché le occasioni non abbiano avute, perché in certe situazioni potevamo far meglio noi, ma anche là, lavoriamo sempre su non trovare alibi, ma su Sebastiani. cercare di far meglio. Sul discorso mercato, domani arriva questo ragazzo, che è un ragazzo che ha una storia importante, perché in Italia ha fatto la Serie A con più squadre. Quando è andato all'estero ha giocato sempre in campionati importanti, soprattutto su quello tedesco, e quindi certamente è un giocatore che ha dei valori. Poi, come sempre, un pochino bisogna vedere come arriva, se è subito abile oppure no, però sulla qualità del ragazzo sicuramente insomma, è un giocatore che ha fatto la Serie A. Sulle altre situazioni di mercato stiamo sempre parlando, qualcosa di volta in volta arriva. Faccio l'esempio di Mancini, che secondo me anche oggi ha fatto vedere che ha che qualità. Sui mercati non è i tempi, però logico che non dipendono solo da noi, ma dipendono anche da certe circostanze che a volte hanno bisogno di giorni in più o di situazioni che si incastrano. Quindi va bene, ma a me interessa relativamente poco, nel senso che non è che non mi interessi il mercato, anzi. Però vedo che la società ci sta lavorando. Forse una delle poche società quest'anno che lavora, per gli ultimi anni che ho avuto, è stata sicuramente peggio. Quindi stanno lavorando su quello che dicono, che non è poco. Io devo pensare alla squadra, devo pensare a lavorare, a resettare questa partita, perché era una partita che poteva farci fare un bel passo in avanti. Non ci siamo riusciti, però il campionato non finisce, quindi bisogna usarla per migliorare e per far sì che certi errori che magari facciamo non li facciamo Prete 8. Sì, buonasera Breda. Io ho visto un più. primo tempo, a me non è dispiaciuto il Pescara, un primo tempo in cui c'è stata grande compattezza tra i reparti. Certo, si può fare sempre meglio sul piano dell'impostazione, ma c'erano tante assenze. Ecco, nella ripresa, secondo me, ha fatto la differenza il fatto che la squadra non ha mantenuto gli equilibri giusti. Cioè, questa è una squadra che quando si allunga si creano delle voragini molto pericolose e gli avversari ne hanno approfittato. Io continuo a dire che a questa squadra manca un centrocampista di struttura, di inserimento, ma soprattutto di interdizione. Facciamo fatica soprattutto lì. Ma sono d'accordo che il primo tempo è stato equilibrato, e se dobbiamo guardare forse i tiri in porta, qualcosa in più abbiamo fatto anche noi. Sul discorso di allungarsi, tante volte dipende anche poi dalle letture che ancora non sono nostre, che un po' figlie anche per esempio di chi ha anche magari di come sono le interpretazioni che ha in campo, perché a volte è la voglia che ci fa commettere questo errore. Quando sali con gli attaccanti, per rimanere corto dovresti accorciare qua la difesa, però
però se hai interpreti, che secondo me ha fatto una gran partita, perché chi era fuori ruolo oggi sono stati forse i migliori in campo, penso a Valdifiori, penso anche a Monga, però è logico che certi meccanismi sulle distanze potresti un pochino perdere, e sono d'accordo che in quel caso se non puoi accorciare la difesa in avanti, devi accorciare il centrocampo e l'attacco indietro, perché poi rischi di ballare, anche se poi nei gol e nelle situazioni importanti eravamo anche compatti e dovevamo fare meglio altre cose. Ecco, ma lei ha chiesto un centrocampista di interdizione, così e vado subito alla mia seconda domanda. Ma sul discorso centrocampisti, noi secondo me abbiamo anche, ci abbiamo magari non con certe strutture, però penso che Monga, vabbè, oggi non era un centro, oggi era una situazione dove tante alternative te giocavi in altri posti, però Monga è un di interdizione, Buselato non è un regista, ma è un giocatore di interdizione. Quindi credo che alla fine non è che ci manca qualcosa, dobbiamo essere bravi, poi tante volte a di là delle caratteristiche è l'interpretazione appunto che va letta e va fatta sul momento. Io non penso che questo sia un gruppo che abbia, e lo dico, mi verrebbe comodo il contrario, che ha bisogno di tanta roba, ha bisogno di lavorare e di migliorare, questo sicuramente, questo dipende da me. Ma non è che l'interpretazione, secondo me, anche là è una frase che sulla quale noi invece dobbiamo andare più a fondo su quello che dovevamo far meglio. Non è l'atteggiamento, ma certamente su certe cose che dovevamo sviluppare con più velocità e con più anche intensità. Su Cristian Galano ha giocato con una puntura antidolorifica perché stamattina era bloccato, però è un giocatore per noi importante, è logico che quando giochi con del dolore magari a volte è sempre svogliato, ma non è così. L'idea era di tenerlo finché vedevamo che poteva darci una mano e poi cercare di cambiare caratteristiche. Acu. Buonasera mister, una curiosità, un suo giudizio su Valdifiori in quella posizione, perché secondo me ovviamente è una posizione che non è sua, tutta quanta straordinaria, però non ha fatto male. E poi se con l'arrivo di Sorensen, con l'arrivo di Machin si sta convincendo sempre di più a cambiare modulo. Grazie. Avevo appena detto che secondo me Valdifiori è stato uno dei migliori in campo, nonostante non sia sul ruolo, perché a di là di tutto ha pulito tante palle, ha combattuto, è entrato, ha provato di testa, insomma, ha fatto una partita di altissima concentrazione e secondo me anche di qualità. Sul discorso modulo, io sono aperto a tantissime cose, è logico che l'arrivo di nuovi giocatori ancora di più ti porta a ragionare su alternative, sia magari dall'inizio sia anche in corsa. Tante cose bisogna un po' però anche vederle poi dopo sul campo, perché appunto dipende come arrivano, in che stato di condizione sono, gli altri compagni, in che stato di condizione o di infortunio sono, cioè sono tutte cose che bisogna sempre vederle sul campo e sul campo poi lavorarci se si può, però logico che se tu hai giocatori, faccio l'esempio di Machin, che hanno certe qualità, devi provare a pensare anche di provare a utilizzarli con altri giocatori di qualità. Logico che poi dopo anche là bisogna mantenere equilibri, intensità, cose che possiamo vedere solo sul campo. Tutto sport? Sì, mister, buonasera. Allora, sulla partita, le volevo chiedere, al di là delle cose che abbiamo detto sulle attenuanti che ci sono tutte, sulle assenze, sul fatto che probabilmente questa è una partita anche da non perdere, visto anche l'avversario che era a ridosso, le chiedo come mai quando andiamo sotto c'è questa, diciamo, incapacità di cambiare la partita, sia da un punto di vista tattico, da un punto di vista aggressività in campo, di voglia di trovare comunque lo spunto per recuperare.
La seconda sul mercato, però, al contrario, le chiedo. Oggi erano assenti 8 giocatori, ne arriveranno 2, 3, 4, quelli che saranno. Probabilmente arriverà una rosa a essere abbastanza grande, di 30 e passa giocatori. Ha chiesto probabilmente di dimagrirla un po' questa rosa alla società? Ma sul discorso della rosa è anche vero che però è un campionato anomalo, perché tu avrai 6 turni infrasettimanali e avrai e hai 5 cambi, che sono tra virgolette una novità in quest'anno in B. Quindi situazioni che ti portano a utilizzare molti più giocatori, cosa che nel finale di dicembre non sei riuscito a fare, proprio perché magari avevi più infortuni. Quindi 2-3 situazioni di ragazzi che hanno bisogno di andare a giocare ci sono, però secondo me quest'anno rispetto agli anni passati, anche se hai qualche giocatore in più, magari che va a cercare più, a cambiare un po' le caratteristiche che hai, va benissimo anche su quello. Poi sul discorso Cagnansotto, qualche volta è andata meglio, perché col Brescia per esempio sei andato sotto e hai fatto una gara diversa, però dipende anche tante volte sia dall'avversario e sia anche dai momenti della stagione, dove non sempre riesci a magari a cambiare o tenere i ritmi alti o avere delle sicurezze che altre volte invece c'hai, un po' magari per qualche defezione, magari o perché appunto non riesci a dare alternative su certe zone del campo.